Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Meneo, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, classico intervento il giorno dopo la partita del nostro amato Castello, Cagliari Spal 2-0. Dunque, sensazioni il giorno dopo questa bella ed importantissima vittoria? Beh, sono più o meno simili a quelle che avevo ieri sera. Grande soddisfazione per questa vittoria importantissima. Perché? Perché ottenuta in questo scontro salvezza contro la Spalla, diretta concorrente, in casa, dopo tanto tempo che non ottenevamo una vittoria fra le mura amiche, quindi penso veramente che i motivi per essere contenti dopo questa bella e importante vittoria siano veramente tanti. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, nel senso che non voglio assolutamente che dopo la partita di ieri si possa pensare di aver risolto tutti i problemi e che il Cagliari abbia giocato un calcio champagne spettacolare, per cui allora si possa essere fiduciosi e ottimisti a livello assoluto. Ovviamente abbiamo giocato una partita discreta, una buona prestazione, sicuramente ci siamo dimostrati superiori alla Spal, che dal mio punto di vista ieri non ha fatto grandi cose. Ieri noi abbiamo meritato i 3 punti e su questo credo non ci siano dubbi. Ovvio che bisogna poi andare più nello specifico e dire che cosa, che per esempio, sul piano propositivo dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo visto delle cose interessanti ieri, ma secondo me dobbiamo avere il coraggio di puntare più su queste cose. Lopez, in particolare, in allenamento deve insistere, per esempio, sul giocare palla a terra. Abbiamo dimostrato che là davanti, tra il centrocampo e l'attacco, abbiamo dei giocatori tecnici che, se cominciano a scambiarsi il pallone in velocità, possono far male. Guardate l'azione del secondo gol, giustamente annullato. Cigarini, Farias, João Pedro, che sono giocatori molto tecnici, in quel caso avevano dialogato benissimo e avevano messo in difficoltà la difesa della Spal, che sostanzialmente non ci aveva capito molto. Pensiamo per esempio a un'altra variante che ieri è stata cercata secondo me troppo poco, perché non dimentichiamoci che abbiamo un Pavoletti, un Ariete, un Bomber là davanti che deve essere servito in un certo modo. Ieri oggettivamente i cross dalle fasce sia di Faragò e Padoin sono arrivati veramente in maniera deficitaria. Mi ricordo soltanto di un bel cross di Faragò nel primo tempo, su cui Pavoletti per centimetri non è arrivato, però per il resto Leonardo ha avuto grandi difficoltà perché è sempre stato servito unicamente con lanci dalla difesa, dove tra le altre cose veniva automaticamente anticipato. Per Pavoletti ieri non è stato sicuramente semplice, si è impegnato, si è sbattuto, ha provato a fare sponde, però diciamo che il Cagliari secondo me deve sfruttare meglio queste due caratteristiche, quindi sia il giocare palla a terra perché abbiamo giocatori tecnici fra il centrocampo e l'attacco, quindi io prima parlavo di Cigarini, Farias e João Pedro, ma c'è ovviamente anche Barella ad esempio, ma non solo, quindi dobbiamo sicuramente puntare su queste qualità, sul giocare palla a terra e poi quando magari non riusciamo a farlo cercare gli uomini sulle fasce, Faragò e Padoin da una parte, poi Padoin vedremo appunto se verrà nel caso sostituito da Lico Giannis nelle prossime settimane, perché è stato preso proprio per questo motivo, per favorire cross utile ovviamente per Pavoletti. Dobbiamo cercare di evitare il più possibile i lanci dalla difesa, quelli devono essere proprio estrema ratio, cioè l'ultima possibilità se magari veniamo pressati in una maniera talmente forte che non riusciamo appunto a fraseggiare in mezzo al campo. Ovviamente per fraseggiare in mezzo al campo o comunque fra centrocampo e attacco bisogna essere veloci e rapidi. Una cosa su cui dovremo senz'altro migliorare. Per il resto sono comunque contento, sono contento perché comunque a livello dell'atteggiamento, di motivazione, il sacrificio, insomma, è stato veramente un bel Cagliari, mi è piaciuto soprattutto per come ha approcciato il match, i primi minuti, insomma, sono stato molto contento, non bisogna mai sbagliare l'atteggiamento, penso che ieri la squadra non l'abbia fatto. Per quanto riguarda la difesa sono molto contento perché comunque ieri abbiamo fatto una buonissima partita. Sugli scuri sicuramente vediamo Castano, Leandro Castano veramente decisivo, che ha portato esperienza, ha portato carattere, ha portato di tutto veramente, da tutti i punti di vista. Cragno, il solito Cragno che quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Quindi sono veramente molto contento, ma non abbiamo fatto ancora niente. Questa è una vittoria molto importante che ci permette di fare un salto importante in classifica anche rispetto alle altre dirette concorrenti, ma non dobbiamo dimenticarci che dal mio punto di vista ci giochiamo molto per quanto concerne la salvezza nelle prossime 4 partite, perché escluso il Napoli in casa, che ovviamente sarà una gara da giocarsi, però sappiamo benissimo delle difficoltà che avrà quella partita,
Diciamo che abbiamo Sassuolo, Chievo e Genoa, sì, in trasferta, è vero, ma dobbiamo assolutamente provare a recuperare quei 9 punti persi appunto in casa. Non dico che dobbiamo riconquistare tutti i 9 punti, è difficile e complicato, però dobbiamo cercare veramente di recuperarne il più possibile. Quindi incominciamo dalla partita di domenica prossimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo viene da sconfitte diciamo importanti e pesanti, dunque anche lì sarà fondamentale l'atteggiamento, non dovremo avere paura, dovremo assolutamente fare il più possibile anche noi la partita. Quando abbiamo il pallone fra i piedi, cerchiamo di giocare, perché abbiamo dimostrato anche nella partita di ieri che possiamo sicuramente far male. Per concludere, volevo parlare nello specifico di un giocatore, Farias, perché in tanti mi hanno scritto appunto di Farias, eccetera. So che Farias è stato fischiato ieri appunto da alcuni tifosi alla Serenera, tra le altre cose, tifosi che ieri sono stati fondamentali per quanto riguarda il sostegno, il supporto, veramente sono accorsi allo stadio tantissimi. E quindi credo che appunto hanno dimostrato ancora una volta che possono sicuramente fare la differenza. Dico una cosa su Farias, ragazzi, Farias è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari e quindi come tale deve essere sostenuto e supportato. Riguardo al fatto che Lopez abbia voluto puntare su di lui, io credo che abbia fatto benissimo, lo ridico ancora una volta, l'ho già detto appunto durante la live reaction, perché? Perché comunque Farias fino almeno a fine campionato sarà un giocatore del Cagliari. È un giocatore comunque che può essere potenzialmente forte, decisivo per il Cagliari. Sarebbe assolutamente brutto, diciamo, da parte del Cagliari privarsi di un giocatore che comunque può fare la differenza. Quindi, psicologicamente, è stato importante secondo me per Lopez buttarlo subito nelle mischie ieri. E poi non dimentichiamoci che sappiamo tutti che Farias vuole andare via. Allora, se questa cessione appunto avverrà in estate, il fatto di non far giocare mai Farias significa praticamente automaticamente far abbassare di molto il suo valore di mercato. Già sarà difficile riconquistare gli 8 milioni che erano stati offerti da Sassuolo. È chiaro che se lo metti in panchina o li fai giocare di scampo di partita è ancora più complicato. Quindi io sono assolutamente a sostegno di questa scelta, che ci permette nel caso di avere un giocatore in più che può comunque far comodo al Cagliari, oltre al fatto di poter comunque mantenere, non dico inalterato, ma comunque abbastanza alto il valore di mercato per una sua eventuale cessione a giugno. Io con queste considerazioni il giorno dopo Cagliari Spal ho terminato. Come sempre, fatemi sapere le vostre considerazioni il giorno dopo la partita tra Cagliari Spal. Fatemi sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente, forza, che siete tutti. Ciao ciao!